Lunedì 5 giugno, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Si è tenuta oggi la celebrazione del 203° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A Vercelli, alla caserma di Via Gioberti, il comandante provinciale dell'Arma, Cosimo Picciolo, dopo i discorsi di rito, ha consegnato gli encomi a tutti i militari, particolarmente distinti sì in operazioni di polizia giudiziaria. Presenti le autorità civili e religiose della provincia. Vediamo qualche momento della cerimonia. Nel 1275, arrestando un caloroso saluto e un sentito ringraziamento al signor prefetto, alle autorità politiche, civili, militari e religiose che ci onorano con la loro presenza, i gentili ospiti, i carabinieri e i loro familiari. Un fratello saluto ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e ai fratelli maggiori dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali, nostro riferimento ideale di un glorioso passato che si lega al presente e ci proietta verso il prossimo futuro. Compagnia di formazione pronta per la rassegna. Casale Monferrato si è candidata a Capitale Italiana della Cultura. È stata infatti presentata in tempo utile al MIBACT la lettera di adesione, cui seguirà nei prossimi mesi la consegna di un primo dossier dedicato al programma culturale da qui al 2020, con l'obiettivo di diventare Capitale Italiana della Cultura 2020. Spiega il sindaco Titi Palazzetti: siamo fortemente convinti che Casale Monferrato presenti oggi unicità di grande valore in molti campi che la rendono una perfetta candidata per questo titolo. A Vercelli è la settimana di Euromercato, la fiera con stand enogastronomici e di prodotti delle nazioni europee che si svolgerà da giovedì prossimo su Viale Garibaldi e nelle piazze del centro. Sentiamo Germana Fiorentino di Confesercenti, da sempre alla regia della manifestazione. Giovedì 8 giugno prende l'avvio la quarta edizione di Euromercato, la manifestazione enogastronomica che propone già fin dalla prima edizione del 2014 piatti, tradizioni e artigianato dei paesi europei, con alcune contaminazioni internazionali e naturalmente una forte presenza dell'enogastronomia italiana. Euromercato partirà quindi in Viale Garibaldi. Questo giovedì, a partire già dal mezzogiorno, sarà possibile iniziare a gustare le prelibatezze dell'enogastronomia nazionale, europea ed internazionale. I banchi, gli stand enogastronomici saranno aperti poi tutti i giorni, quindi si prosegue venerdì, sabato e domenica 11 giugno dalle 10 alle 24. Quest'anno Euromercato si presenta con una novità. Da venerdì 9 giugno fino a domenica 11 giugno arriva in città Buskers in Town, artisti di strada che animeranno con attrazioni circensi, musica, teatro ed arte l'intera città. Potete vedere l'intervista completa a Germana Fiorentino con il programma sul nostro sito www.vercelliweb.tv. Prosegue la raccolta fondi di Una vita tra le mani a favore dell'associazione Amici di Ieio di Vercelli. Il denaro raccolto servirà per donare all'unità operativa cure palliative dell'ASL di Vercelli un ecografo portatile che verrà utilizzato per i pazienti oncologici in cure domiciliari. La raccolta consta di una lotteria a premi con estrazione il 29 giugno. Ogni biglietto prevede una dotazione di 10 euro presso il Caffè Imperiale di Luca Impellizzieri in Via Verdi a Vercelli. Si chiama Marco Grasselli, milanese con attività a Vercelli, il protagonista della seconda puntata già online sulla nostra pagina web di Vercelli Città Ideale, il magazine di interviste ed opinioni raccolte dal nostro Gilberto Borzini. Vediamone uno spezzone. Le attività continuano comunque a diminuire, comprese le aziende anche storiche, gli artigiani e categorie di questo genere. Ho letto genere. Di 300 imprese chiuse nel primo quadrimestre. Non sono aggiornato sugli ultimi dati, però in effetti io sto ricevendo personalmente diverse disdette proprio di locali commerciali, attività insomma anche storiche, della quale gestisco per conto dei proprietari
gli immobili e in effetti i cali e le chiusure ci sono, non ci sono agevolazioni in nessun modo, insomma si riesce a venire fuori da questa cosa, le spese aumentano e però le vendite nei locali, insomma, sono sempre più scarse dovute anche a questi centri commerciali, insomma, che hanno sbancato. Ed ora un attimo di pubblicità e poi lo sport. L'LG Trino, che si appresta ad una nuova stagione del campionato di eccellenza a Piemonte, ha presentato il nuovo tecnico Roberto Cretaz. Sentiamo le sue prime parole da mister. Volevo fare ringraziamenti a tutta la società che mi dà questa occasione importante. Per me è veramente importante venire in una piazza come Trino, perché ha voglia di fare qualcosa di importante in questo campionato. E sinceramente spero di trasmettere quello che ho in testa alla mia squadra, ma soprattutto ai tifosi, che sarebbe bello dargli qualche gioia importante. Ma la mia squadra deve avere la caratteristica di lottare fino alla fine, di volere il risultato a tutti Tanto i costi. Sono stato a Trino da giocatore e forse, non mi ricordo, non ho mai vinto, credo, da giocatore. Da allenatore ho vinto, i tempi sono cambiati, diciamo che i tifosi daranno una grossa mano, perché sono convinto che ci staranno vicino dall'inizio alla fine di questo campionato. Si sono svolti i giochi della gioventù venerdì scorso ad Esana, ci racconta tutto il sindaco del paese, Roberto Ferrarotti. Sì, grazie innanzitutto. Sì, effettivamente una bellissima giornata di sport. Anche quest'anno ad Esana ha ospitato i giochi che sono di plesso, quindi il plesso scolastico di Esana. E ho voluto sottolineare appunto che lo sport innanzitutto è amicizia, e oggi se n'è data una dimostrazione. Voglio fare dei ringraziamenti, innanzitutto ringraziare chi ha permesso la logistica di questo campo, che l'associazione sportiva dilettantistica Esercito 58esimo Reggimento, che ha curato la logistica, la messa a punto di tutto il campo, e ovviamente il CONI, il CONI provinciale, che grazie a Massimo e al suo staff hanno curato diciamo tutta la parte di istruzione dei ragazzi. E il comune di Esana quest'anno è intervenuto non più con i soliti gadget che io ho definito sterili, bensì con l'acquisto, il dono alla scuola di materiale sportivo. Sono stati acquistati i palloni per tutte le attività, i canestri e qualsiasi altro strumento per far sì che la scuola in campo sportivo possa sempre migliorare. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, e noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19:00.